I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Se la pizza è scotta e la zanzara punge, se la radio è rotta e la focaccia unge, se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, oh, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh, yeah, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Oh, oh. Buonasera, ben ritrovati amici. Eccoci nell'appuntamento serale di Casa Lotto. Ci siamo visti appunto qualche ora fa, ma non avevamo concluso, avevamo ancora un sacco di notizie. Non so se ci sarà anche qualche novità per quanto riguarda i consigli di Leo e di Marco, glielo chiedo subito. Intanto buona serata, come va? E allora buona serata Clara, buona venerdì sera a te in studio, buona venerdì sera Marco, soprattutto buon venerdì sera a tutti voi che ancora una volta avete scelto di seguire Casa Lotto. E allora diretta veloce, perché sapete bene che questa diretta dura 40 minuti, ci sarà anche il dopo Casa Lotto, quindi riusciremo chiaramente sulla tabella di marcia ad effettuare tutti i passaggi della nostra trasmissione, ed è chiaro che anche in questa diretta noi andremo a vedere le nuove condizioni, vedremo le vincite di ieri sera e di questa ultima settimana, sicuramente molto ma molto importante, non mancheranno le notizie. Allora noi già ci siamo visti in questo venerdì pomeriggio, vi abbiamo portato un consiglio veramente importante, ovvero chiamata unica che vi permetteva di avere i due ambi e i due terni secchi a ruota unica, ma questo era il consiglio di questo pomeriggio, perciò importante. In questo venerdì sera si deve cambiare rotta, si deve cambiare traccia. Questo non dipende sempre dal sottoscritto o da Marco, dipende chiaramente dalle linee del portale e dalla redazione di Casa Lotto. E allora, come tu hai chiesto Clara, beh, c'è una piccola novità per quanto riguarda appunto le informazioni valide domani sera. E allora abbiamo parlato appunto questo pomeriggio di chiamata unica. In questo venerdì sera non ci sarà più chiamata unica, ma si ritorna appunto con le belle classiche informazioni, chiaramente sempre ristrette. E allora Clara, se vuoi anticipare le notizie di questo venerdì sera, facciamo una bella cosa, tu le anticipi, io esco quel minuto per apportare questo aggiornamento live, quindi questo è un contenuto nuovo, nuovissimo, appena aggiornato. E allora attenzione, perché vale molto, è ristretto, perciò ancora una volta alla portata di tutti voi. E allora esco un attimino, poi ritorno. Dai, se vuoi sempre. No, sì, sì, vai veloce però. Veloce, velocissimo, dai, che sono più veloce curiosa. Della luce. Ok, buon lavoro, buon aggiornamento. Intanto ecco che anticipo le notizie. Oggi si mangerà tanto, perché parleremo dell'insalata di quinoa, che è perfetta per questa stagione, poi di un gelato della Coppa del Nonno, che sicuramente piace tantissimo perché dopo tutti questi anni è ancora lì e si vende tanto, e infine parleremo della passiflora, quindi un esperto l'abbiamo qui in studio, che è Lio, e chiederò anche a lui un po' di
consigli per quanto riguarda questa pianta, quindi rimanete lì, anche perché anch'io sono curiosa di sapere questa novità, la novità di questa puntata valida per l'estrazione di domani sera, quindi in bocca al lupo già da adesso, se potete veramente ascoltateci dall'inizio alla fine, tanto puntata breve. Eccolo, allora eccomi ti ho qua. Sentito un po', però hai non sentito? Qualcosina, però ecco. Non tutto purtroppo. Vabbè, dopo, dopo te lo spoilo. Sì, dai, sì. Che cosa c'è? Beh, c'è una bellissima informazione live dedicata al 90, anche con il terno del sabato sera, quindi qua ritorniamo con il terno del sabato sera legato al 90, e attenzione al numeretto 9. Allora, in attesa dell'ok da parte della redazione, visto che questo è un aggiornamento live, andiamo a vedere le vincite di ieri sera con l'1,69 al primo colpo di gioco. Beh, questo Ambo TV è arrivato a colpo, ve l'ha portato martedì sera Marco, e proprio ieri sera l'abbiamo centrato, è a tutte le ruote, quindi io e Marco siamo sempre chiari, però assolutamente un buon Ambo perché è secco e di conseguenza a tutte le ruote va anche bene, anche perché non è che avevate 10 ambi e su 10 ambi ne è arrivato uno a tutte le ruote, avevate questo Lambo TV, che ancora una volta, Clara, hai visto che Lambo TV non si è smentito, quindi molto molto importante appunto la statistica degli ambi TV. Cambia la solfa perché a Bari il 72-88 in questo caso è un ambo a ruota. Beh, si poteva fare certamente di più, è andata senz'altro meglio martedì sera, perché martedì sera l'8-48 regalato in diretta da Marco è arrivato alla ruota nazionale, ambo secco. Martedì sera l'83 con il 33 è arrivato alla ruota di Napoli al primo colpo di gioco, come l'8-24 ruota nazionale, 15-68 e 8-68 a Cagliari, il 44-71 alla ruota di Palermo. Beh, meravigliosa è stata l'estrazione di sabato sera con l'8-9 alla ruota dell'8 di Cagliari, il 9-20 sempre alla ruota dell'8 di Cagliari, e poi ancora sabato sera il 9-72 alla ruota di Cagliari, il 54-81 a Cagliari, e potrei andare avanti a elencarvi le vincite di questo mese di giugno perché è stato un mese estremamente importante. Ecco, ci sta che all'interno di un mese c'è un'estrazione che tra virgolette fa un po' schifo, quella di ieri sera non è andata malissimo, ma si poteva fare di più. E allora attenzione, perché l'aggiornamento live mi dicono che è andato in porto, quindi contenuto valido domani sera, contenuto ristretto legato al 9 e al 90 del sabato sera, perciò Clara vado in redazione per portare agli amici questa piccola ma grande informazione che farà la differenza. Andiamo di là. Bene, questo è un aggiornamento live, ancora nessuno ha questa informazione vera e originale di Lio e di Marco, in quanto io l'ho appena aggiornata, e allora già da questo momento da rete fissa dai cellulari l'895095 diventa il vostro portale perfetto per quanto riguarda appunto l'estrazione di domani sera. Cosa troverete? Sempre pochi numeri, migliori in assoluto, e allora andiamo a vedere appunto il contenuto di questo aggiornamento live. Ribadisco 895095, il 90 del sabato sera, il 90 di domani sera, un ambo secco e un terno secco, ambo eterno, quindi attenzione perché soluzione finale, potete unire l'ambo al terno per valutare i quattro numeri, ambo, terno, quaterna. Bello, no? Perché ve la caverete anche con una sola schedina.
E poi attenzione, perché abbiamo il numeretto 9. Beh, questa è una mia specialità, perché questo non è solo il terno secco con il 9 dell'ultimo minuto per domani sera. Questo è il mio terno segreto che oggi, in questo venerdì sera, trasferisco a voi, perché ci sono più motivi perché questo terno possa arrivare in terno secco. E allora attenzione, perché questo è importantissimo ed è proprio con il consiglio del 90. E allora l'895095 conferma questa piccola ma grande informazione legata al 9, il terno segreto con il numeretto 9. È anche un terno di figura 9, ma nella statistica di figura 9 sapete che sono solo due numeri che compongono il terno segreto. E allora fatelo vostro, perché è importante. 90 del sabato sera, un ambo e un terno, quindi ottima soluzione con pochi numeri, pochi passaggi. E allora fate vostro lo speciale live appena aggiornato, perciò contenuto dedicato a tutti voi che state seguendo Casalotto in questo venerdì sera. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, e mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina. Quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina. Quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un Casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. E allora, ancora ci sono delle linee, sempre all'895095, questo è l'ultimo minuto per domani sera. E allora, in primis, 9 interno secco, 9, questo è un fantastico terno segreto con il numeretto 9 ed è anche un terno di figura 9, quindi attenzione, perché è estremamente importante, in quanto la figura 9 deve sfaldare il terno, e proprio nei terni più importanti in fase di sfaldamento c'è questo
terno secco 90, un ambo e un terno secco, quindi siamo di fronte veramente a pochi numeri, poche combinazioni, soprattutto appena aggiornato questo portale, perciò ancora alla portata di tutti voi. Comunque Clara, riparlerò in questo venerdì sera di questo portale, perché è chiaro che tutte le amiche devono avere questa informazione, chiaramente se vogliono. No, vorrei che vogliono, che già stanno scrivendo, quindi fai bene, bravo, hai già letto nel pensiero degli amici, quindi state calmi. Beh, ma io e te basta che ci guardiamo negli occhi, già ci capiamo. È vero, non solo nell'abito, che è una cosa incredibile, perché la maggior parte delle volte siamo vestiti uguali. Guarda, quello è proprio sintonia vera. Sì, è vero. Caspita, vabbè. Allora, adesso parliamo di gelati, perché l'estate è arrivata, si vede, si sente, è arrivata ormai da non so quanto. E a Casalotto, infatti, in questo periodo abbiamo parlato del mottarello. Da lunedì è arrivata, siamo entrati lunedì in estate. Ma che? L'estate secondo me è da 3 mesi fa, no? Cioè, ormai le stagioni sono cambiate. Non ci sono più le stagioni. Non si capisce più nulla, veramente. Primavera dove? Primavera non c'è stata, non c'è stato quel clima con tanto tepore che si... appunto, che la primavera, siamo passati dal freddo al caldo, perché in realtà è stato così, no? Sì, e chissà questo inverno. Ancora non ho sentito niente. Vedremo, preferisco dai. Non leggere le notizie del meteo, perché già l'ho visto ieri. Ci hanno promesso 44 gradi all'ombra settimana prossima. Prossima settimana sarà un disastro. Vabbè, quindi, come il consiglio, che l'ho letto da qualche parte, è di bere molta acqua, di stare a casa da oggi fino a ottobre, novembre, non uscire praticamente, perché non si può, quindi vabbè. Pazienza, dai, finirà anche questo. E comunque, appunto, rallegriamoci, rinfreschiamoci parlando di gelati, perché come stavo dicendo, a Casalotto abbiamo parlato del mottarello, del cornetto algida, e adesso parliamo della coppa del nonno, quella al caffè buonissima. Strepito, buona, vero, sì. Che buono, quello ti piace. Sì, questa. E poi è bello perché comunque ha mantenuto il sapore di tanti anni fa. Sì, poi geniale il fatto della la coppetta di plastica marrone scuro a forma di tazzina di caffè, che racchiude appunto questo gelato al caffè, che inizialmente dicono era molto amaro, adesso invece l'hanno addolcito. Sì? Te lo ricordi? No, guarda, io sinceramente l'ho assaggiato forse l'anno scorso, ma appunto il gusto, il sapore era come quello di tanti anni fa, comunque di quando ero ragazzino, che magari ne consumavo qualcuno in più. Chissà quante, immagino, dai, di la verità. Sì, certo. Ecco. E non solo di colpa del nonno. Che meraviglia, che bei tempi. Allora, prodotta e creata dalla Motta nel 1955 ed è rimasta uguale, quella è la cosa incredibile, identica, cioè non è cambiato manco una virgola lì. Vero. E successivamente, appunto, dalla antica gelateria del Corso, oggi però è un marchio della Nestlé. E dal 2004 c'è anche la variante al cappuccino, che abbiamo visto in qualche foto, ma non ho mai assaggiato. Tu l'hai assaggiato al cappuccino? Sì, l'avevo assaggiato, ma non mi piaceva. Perché poi, allora, io sono sempre per l'originalità di tutto, perché poi quando è al cappuccino è di qua e di là, insomma, il gusto non è quello che ti aspetti, perlomeno per quanto riguarda le mie papille gustative, è un attimino così. E comunque la coppa del nonno è nata come coppa del nonno, coppa al caffè, e secondo me, per mantenere l'originalità del prodotto, deve rimanere al caffè, la classica coppa del nonno al caffè. È vero. No? Abbiamo parlato di quelli più famosi o manca qualcuno? Perché c'è appunto Mottarello, che è quello con la panna e la cioccolata, col paletto lì, no? Sì, il cornetto algida, la coppa del nonno. E poi cosa c'è? Beh, c'erano le coppette San Montano. Quelle, quindi con l'amarena, con il cioccolato così, poi ce ne sono comunque tanti altri, il biscotto per esempio, anche quello mi piaceva molto.
il biscotto, il maxi bon, che era sempre un biscotto, e poi tanti altri. Sì, adesso non me li ricordo tutti, però anche questo pomeriggio che ci hanno fatto vedere il cartello che esponeva i gelati nei bar, è chiaro che comunque dopo i cassetti della memoria si riaprono. C'è una cosa, anche una torta gelato, non posso dire comunque il nome, che allora quando ero ragazzino mi piaceva veramente tanto, 2 anni fa l'ho ricomprata, vomitevole. Qual era? Oddio. Dopo te lo dico in privato. Una torta, non una lunga così. Sì, ah, sì, ho capito, che è quella con c'è la sempre. V. Ah, sì, veramente. Vomitevole, l'ho buttata via. Non e è io... che era quella che era scaduta, no, magari qualcosa, no? No, assolutamente. No. Vomitevole, non sì. Non ci posso credere, sì, sì. Anch'io la mangiavo, me la ricordo. Provala e poi me lo farai sapere. Infatti, è vero, mamma. Che anche lì avevano fatto la versione al cappuccio, che già allora non mi piace, ma io 2 anni fa avevo comprato quella al cioccolato. E quella norma originale. Proprio immangiabile. Ma guarda, sì, che peccato. Allora, speriamo che sia stato, non so, magari quell'anno che hanno sbagliato qualcosa e adesso sia di nuovo buona. Ma no? Io penso che comunque le cose buone devono essere prodotte sempre nella stessa maniera, con gli stessi ingredienti. Quindi la ricetta per mantenere comunque un prodotto buono deve sempre essere fatto nella maniera canonica. È chiaro che se poi un'altra azienda produce questo prodotto chiamandola così, chiaramente con tutte le cose legali a posto, il sapore non è sempre vero. Lo stesso. Sì, quindi è vero. Questa è una cosa matematica. È vero, hai ragione. Infatti per quello anche a Casalotto ci sono delle certezze da 22 anni, sono 24, scusate, che piacciono, non cambiano e guai a cambiarli. Infatti, e noi lo diciamo sempre che alle volte siamo molto ripetitivi con i nostri consigli, quindi alle volte vi scocciamo, vi annoiamo pure, ma poi quando vediamo arrivare determinati risultati, beh, è bello appunto essere ripetitivi. E allora, domani estrazione del sabato sera, ritorna la Trisdambi, i 3 ambi più belli, e allora ambo vertibile. Questo ambo è fantastico, questo ambo è un amore, quindi valutiamolo attentamente, ambo vertibile o ambo a specchio, ambo con l'88 e ambo con l'89. Beh, io e Marco lanciamo un'altra sfida, appunto con l'88 e con l'89, i super frequenti, allora attenzione perché vado immediatamente in redazione per portarvi la Trisdambi, solo 3 ambi secchi, i più belli. Bene, e allora 89-22-77, fantastico portale dedicato all'Otto Flash. In questo venerdì sera il portale vi permetterà di avere la Trisdambi, solo 3 ambi secchi, quindi attenzione, ce la caviamo veramente con i 3 ambi secchi. Allora, primo ambo secco, 88, il super frequente del momento, oramai da fine novembre l'88 e l'89 sono 2 frequenti, valutiamo l'ambo secco anche con l'89, quindi 2 ambi, attenzione, uno più bello dell'altro. E poi per chiudere appunto la Trisdambi abbiamo questo vertibile perfetto che arriva dal numeretto, e allora ottima informazione, 3 ambi secchi, i migliori in assoluto, validi domani sera, 89-22-77, ripeto 89-22-77, tasto 3, entrate ed ascoltate questa informazione perché sarà estremamente importante per domani sera. Se la pizza è scotta e la zanzara punge, se la radio è rotta e la focaccia unge, se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Whoa, whoa.
Se la notte è corta il gatto miagola, cigola la porta e spiace chi la fragola. Se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, oh, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh, yeah, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Wow, wow. Se fa troppo caldo e il cervello bolle, non sei troppo saldo e ti senti molle. Se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Wow, wow. Se la pizza è scotta e la zanzara punge, se la radio è rotta e la focaccia unge, se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, oh, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. E allora, Staffe, per finire la prima parte di questa diretta del venerdì sera, e allora attenzione, ho nuove linee all'895-095 per avere sia il 9 e il 90, i due numeri che vi piacciono, e allora non è che vi porto questi due numeri perché vi piacciono, perché da tecnica, da statistica, con Marco abbiamo valutato il 90 del sabato sera, un ambo secco e un terno secco, ed è chiaro che potete unire l'ambo al terno, così facendo. Soluzione perfetta, perché avrete una schedina ed è chiaro, sui quattro numeri si gioca ambo terno e qualcosina sulla quaterna. Lo dico sempre, al gioco dell'otto non c'è nulla di sicuro, ma tutto è possibile. E poi attenzione, perché questo è veramente importantissimo, è il terno con il numeretto 9. Questo è un terno segreto, numeretto 9, quindi che appartiene ai numeri di lotto segreto. Attenzione, perché in realtà è un terno di figura 9, ma nella figura 9 ci sono questi due abbinamenti che sono l'otto segreto. E allora fate vostra l'informazione del 9 con questo unico terno secco, terno segreto, ed è il 90. Questo è l'ultimo minuto per domani sera, aggiornato in diretta in questo venerdì sera, perciò contenuto completamente nuovo, dedicato a tutti voi. Via con le vostre chiamate, 895-095, tasto 3. Muovi sempre l'anca e non sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia. Da luglio ad agosto mai lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV per guardare Casa Lotto d'estate, il programma che tanto ti piace. Thank you.
e stiamo parlando di cibo, di gelato, di cose buone. Vabbè, continueremo dopo la pausa, quindi rimanete lì, perché non parleremo solo di questo, ovviamente. Certo, parleremo anche di altre cose nel dopo Casalotto. Intanto continuate a consultare l'895095 per avere il 90 in ambo interno e il numeretto 9 con un solo terno, il terno segreto del sabato sera. A tra poco. A tra poco, parlami della torta. Allora, no, Leo mi stava parlando di una torta che ha fatto buonissima, come al solito. Io ho assaggiato una qualche settimana fa. È vero, è vero. Con le ciliegie, che era la fine del mondo. Questa qua non l'ho assaggiata ancora. Te la farò assaggiare. Dai, dai, perché poco però, perché lui dice... Sì, ti porto una fettina, alla fine tipo mezza torta, no? Che dopo la mangio, no? Va bene. Vabbè, te la porto per consumarla, non ma per tenerla lì. Ma sono a dieta. Vabbè, ma... Pezzettino per provarla, va bene. Vabbè. Però ma mi è durata... sei brava che la dosi bene. Sì, no, mi è durato, infatti, infatti a colazione... Ti è no, dai, tre giorni mi è durata. Dai, ci sta, eh. Ed era buona, morbida, no, infatti... Ah, vabbè, dai, allora, adesso che dobbiamo fare? Sì, dobbiamo... Promozione, allora, questo pomeriggio abbiamo parlato dei numeri caldi alla ruota nazionale, dell'ambo dei numeri caldi, perciò ho fortunatamente ancora la possibilità di portarvi questo ambo secco, lo faccio immediatamente, perché questo è un ambo da valutare attentamente, in quanto è solo su una ruota nazionale, un ambo secco, e allora, attenzione, valuti nel portale che vi piace tanto perché costa quanto un caffè, questo ambo. E allora è da tentare, signori, è veramente alla portata di tutti voi, anche perché se proprio domani sera arriva questo ambo secco, anche con un solo euro si può vincere tanto. E allora, redazione per un momento per quanto riguarda questo ambo dei numeri caldi. Andiamo di là. Bene, allora 89 22 88, so bene che vi piace tantissimo questo portale perché già risparmierete sul costo della telefonata. Il portale costa poco più di un euro per tutta la telefonata e per tutta la durata della chiamata, da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. Attenzione, perché stasera, per domani sera, avrete questo ambo secco, i frequenti, quelli che escono sempre. Infatti, da tecnica, da statistica, da metodi, da sistemi, c'è questa possibilità, due numeri in cinquantina, ruota nazionale, una ruota, un solo ambo secco. E allora sapete, signori, che sui 90 numeri si formano 4.005 ambi, noi ne valutiamo uno, questo, l'ambo secco, l'ambo dei numeri caldi. E allora, nazionale, recupero tutte le ruote, 89, 22, 88, tasto 3, fate vostro questo ambo secco perché è molto importante domani sera. Il sole scalda, il sole scotta, ti arriva in fronte una bella botta. Viva l'estate, questo è il mio motto, e sta lotto. Il sole sale, il sole scende, come un diamante nel cielo splende. Senza la crema, però mi scotto,
due stalotto. Vieni con noi, tu fatti vuoi, salta anche tu nell'acqua blu. Sole che cuoce, sole rovente, quando ti... Allora, mancano veramente pochi minuti. Allora, vado velocemente con la notizia. Parliamo di piante, della passiflora, che tu conosci bene. Quindi magari ci dai qualche dritta, Allora, di tante specie diverse è caratterizzata da bellissimi fiori nei differenti colori. La passiflora è una pianta robusta, fammela vedere, ecco qua, che può essere coltivata sia in vaso che interrata in giardino e può regalare appunto delle splendide fioriture. Le varie specie di passiflora sono molto resistenti, essendo di origine tropicale, ma è sconsigliabile piantarli in luoghi in cui la temperatura raggiunga gradazioni troppo basse. Il perfetto periodo è il mese di giugno, quindi per adesso. Ma si possono piantare adesso o già tardi? No, com'è? È tardi, assolutamente tardi. La fioritura comunque in questo mese, come appunto tu hai detto, dobbiamo fare molta attenzione alla passiflora perché non ama le temperature non troppo calde, quindi questo è una pianta sicuramente molto resistente. C'è anche il frutto della passiflora. Quello vedevo, cos'è il frutto? Ma quello secondo me riesce a crescere proprio nei paesi caldi, nei paesi tropicali, quindi è un buonissimo frutto questo qua. Ma non è, sembra la parcita, il passion fruit, ma sembra una roba del genere, però ha tutto un altro sapore. Non se ne vedono molte di passiflore, perché forse non è tanto conosciuta e perché comunque tendenzialmente, essendo un fiore dei paesi tropicali, si tende naturalmente a snobbarlo un attimino. Io nella casa dove abitavo prima ne avevo una e sono riuscito comunque a tenerla per tanti anni, quindi è sicuramente molto resistente. Infatti. E poi è bellissimo il fiore perché ha molti colori. Bello, è quello il frutto della passione. Ecco, non sapevo nemmeno, allora non so come si chiama in spagnolo, devo vedere. Passion vabbè, fruit, adesso il fiore, la passiflora. Vabbè, dopo vedremo. Intanto siamo in chiusura, quindi gli ultimi minuti per te, Lio. E allora, subitissimo redazione per i numeri caldi, questo ambo secco, ambo di due numeri, perciò veramente alla portata di tutti voi, valutatelo con un euro in più. Andiamo di là. Ultimissima possibilità, un ambo, una ruota, tutto sulla ruota nazionale. La ruota nazionale attende questo ambo, ambo in cinquantina, i numeri caldi, attenzione perché sono veramente importanti domani sera. 89 22 88, tasto 3, il portale costa quanto un caffè, perciò forza, entrate per avere questa piccola ma grande informazione che sicuramente farà la differenza. Via con le vostre chiamate. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, e mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto.
se col caldo ci resti sotto, tu stappa e bevi. È tutto per questa puntata, buona serata a tutti voi, grazie per essere stati con noi e ci vediamo domani pomeriggio alle 14.30 puntuali. Un bacio anche a te, buona serata. Grazie Clara, buon venerdì sera a te, buon venerdì sera a tutti coloro che hanno seguito Casalotto. La possibilità è sempre quella di consultare i nostri portali super aggiornati per l'estrazione di domani sera. E allora buon weekend, buona fine settimana, noi ci vediamo domani pomeriggio alle 14.30. Ciao!